Mattinata dedicata alla festa del volontariato a Biancavilla. I rappresentanti delle varie associazioni che operano in città in corteo partito dalla sede municipale sino a recarsi in Chiesa Madre per partecipare alla Santa Messa presieduta da Don Gaetano Roberto Puglisi, direttore della Pastorale per la Carità dell'Arcidiocesi di Catania. Alla celebrazione eucaristica hanno partecipato anche tanti alunni delle scuole cittadine e le autorità civili con in testa il vice sindaco Martina Salvà e militari con in testa il comandante della locale stazione dei Carabinieri, maresciallo capo Francesco De Giovanni. Come da tradizione, a mezzogiorno, dopo la Santa Messa, è stato reso omaggio alla Madonna dell'Elemosina. È stato il prevosto parroco Don Agrippino Salerno a proferire un messaggio ai presenti dal sagrato della Basilica, per poi benedire la corona di fiori che successivamente è stata apposta mediante un cestello attorno al collo del simulacro della Vergine col Bambin Gesù, che è posto nella nicchia del portale maggiore della Chiesa Madre. Sono stati due volontari della Croce Rossa ad apporre la corona alla Madonna, con il lungo applauso partito dai presenti, così come le sirene delle auto di servizio delle associazioni di volontariato. In queste feste patronali vogliamo far passare messaggi forti per la nostra vita, sia ecclesiale che anche civile. La solidarietà non è soltanto una filantropia per noi cristiani, la solidarietà nasce da un cuore pieno d'amore, quello che noi diciamo la carità verso gli altri. La Madonna porta questo titolo, elemosina, che non vuole dire dare con gli spiccioli, ma dare il proprio cuore, eleuse significa misericordia, sapersi chinare sui bisogni degli altri, sapersi fare garanti e anche portatori dei pesi degli altri. E questa è la carità più bella, dare che ricevere. C'è più gioia nel donare che nel ricevere. E questo messaggio è stato bello che l'abbiamo potuto lanciare attraverso già questo operato nella società che è il volontariato. Le persone che fanno volontariato sono una benedizione, dovremmo incoraggiare di più al volontariato, persone che sanno dedicare il loro tempo, la loro vita, dare spazio agli altri e dare un po' del nostro cuore agli altri fa tanto bene a chi lo fa. Come dicevo, c'è più gioia nel dare e credo che abbiamo bisogno oggi di contrastare questa tristezza sociale a causa delle guerre, del disordine morale, civile, della violenza che c'è attorno a noi con tanto amore. E questa è la solidarietà che possiamo dare agli altri. E questa sera, al termine della Santa Messa delle 19, celebrata da Don Mario Magno, processione della Sacra Icona della Madonna dell'Elemosina per le vie cittadine.